Ciao Lorenzo, come va laggiù al sud? Quest'anno qui c'è un'estate davvero fredda. Spero che là in Italia abbiate un'estate migliore. So che sei un massaggiatore e imprenditore e anche un attore. Io ho iniziato la mia impresa di massaggio questo mese di luglio, ma forse dovrei raccontarti qualcosa di più di me stesso, il mio background e di come sono finito a fare massaggi e a iniziare un'attività. Per oltre 10 anni ho fatto ogni genere di lavori di ufficio nelle aziende di mio padre. Durante questi anni ho provato a studiare all'università ogni genere di materia. Prima architettura, poi geografia, culture asiatiche, africane e così via. Non ho mai avuto un'idea chiara di cosa mi sarebbe piaciuto fare quando fossi diventato grande, ma sono sempre stato interessato a così tante cose diverse che alla fine del 2005, quando ho provato a studiare pedagogia musicale, sono finito a studiare business e marketing in una facoltà di scienze applicate. Non ero mai stato realmente interessato al business io, ma ho pensato che potesse essere utile qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa avessi fatto più avanti nella mia vita. Alla fine, nel 2011, mi sono laureato in Business Administration, ma ho perso il lavoro l'anno dopo perché mio padre ha venduto tutte le sue aziende. Nello stesso periodo l'economia europea andò in crisi e così trovare un lavoro nel campo del marketing diventò davvero difficile per me. E lavorare per alcune grandi, brutte aziende e fare marketing per loro non era comunque molto allettante per me. Dopo pochi anni di tentativi di ricerca di un lavoro e di riflessione su cosa avessi realmente voluto fare nella mia vita, ho deciso di iniziare a studiare massoterapia. Era qualcosa a cui stavo pensando già da diversi anni, ma non avevo mai avuto il coraggio di iniziare a studiare. Ma perché massoterapia, potresti chiedermi? Io mi ero allenato per oltre un decennio nelle arti marziali tradizionali cinesi. Quell'allenamento è stata una sorta di esplorazione del mio corpo, della mia mente e allo stesso tempo della mente e del corpo umano in generale. Come lavora il corpo, come siamo nel nostro corpo, come lo usiamo nel modo più efficiente e anche come poter diventare una persona migliore. Con la massoterapia ho pensato che avrei potuto usare tutta quella conoscenza ricevuta grazie alle arti marziali cinesi per aiutare anche altre persone, non solo me stesso. Così, l'anno scorso sono finito in una scuola di massaggio e questa primavera mi sono diplomato. In questa scuola ho imparato il massaggio classico e poi ci siamo specializzati in mobilizzazione passiva. La scuola è stata notevole, la gente è notevole e ho davvero avuto la sensazione di aver trovato la strada giusta per me. La scuola però insegnava anche osteopatia, che mi interessa anch'essa molto. E così forse fra qualche anno inizierò a studiare anche osteopatia, ma vedremo. Quando ho iniziato quella scuola, ho avuto l'idea chiara che avrei iniziato la mia attività fin da subito dopo il diploma. In Finlandia, quasi tutti i terapisti del massaggio hanno la loro autonomia imprenditoriale, anche se lavorano per qualcun altro. Anche lavorare in proprio mi ha sempre interessato, da quando ho memoria. E questo probabilmente perché mio padre è un imprenditore. Ma osservare mio padre per anni mi ha permesso di imparare che condurre un'impresa è anche un lavoro davvero difficile, che ha le sue difficoltà. E il governo finlandese, è vero, non fa un gran buon lavoro nel promuovere la piccola impresa, anche se poi ci vengono a dire tutt'altro. Comunque, questo inverno ho iniziato a fare il nostro business plan con un caro amico, anche lui massaggiatore. Lui è stato anche il mio compagno di allenamento nelle arti marziali cinesi e così è il mio Kung Fu Bra. Abbiamo un background molto simile e così è stato facile pianificare insieme la nostra attività. Il nostro progetto è di inserire gradualmente nei nostri trattamenti più idee dalle arti marziali cinesi o comunque dalla visione cinese di come funziona il corpo umano. Dare una visione più olistica di come funziona il corpo umano e risolvere così i problemi che abbiamo con il nostro corpo nella società odierna e nella vita lavorativa. Ma il fondamento del nostro trattamento sarà comunque sempre, naturalmente, il massaggio classico.
Iniziare la mia attività è stato davvero interessante. Ho imparato già tonnellate di roba, anche se c'è un sacco di cose da fare, da considerare. È bello che non ci sia nessuno che mi possa dire cosa fare o come dovrei fare. Posso decidere su tutto. Anche lo studio precedente di business e marketing è stato davvero utile. Avevo ragione, pensando che studiarli mi sarebbe stato utile un giorno. Ora mi manca solo di trovare i clienti. E poi posso cominciare a fare massaggi e aiutare le persone a stare meglio con il proprio corpo. Spero di poterlo fare abbastanza bene, imparare cose nuove, sviluppare le mie capacità e aiutare la gente col mio lavoro. Caro Lorenzo, ti auguro il meglio per la tua attività e una buona seconda parte dell'estate e un bellissimo autunno. Stai bene. Sii in equilibrio. Tuo Oscar.